I terremoti del 18 gennaio 2017 non hanno causato la valanga che ha distrutto il resort di Rigopiano. A dirlo è il GIP del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, che ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sulla tragedia. Immediate le reazioni da parte dei familiari delle vittime e dei loro legali. Questo è un'altra botta a noi familiari, che ci fa sempre il sangue più amaro. Andiamo avanti, non ci fermeremo qui, non è che è la prima sconfitta di questa battaglia ci fermiamo, anzi andremo a testa alta per combattere, per avere la verità e la giustizia. Ieri è stata una brutta giornata per i 24 imputati residui, tra cui il prefetto Provolo, perché un magistrato ha già confermato l'impianto della Procura della Repubblica. C'è un magistrato giudicante che ha stabilito che alcune tesi della Procura della Repubblica sono fondate, e questo è sicuramente rilevante. Sicuramente il dottor Sarandrea, nel momento in cui dovrà pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio, difficilmente potrà affermare che l'impianto accusatorio della Procura non è valido e che quindi il terremoto ha inciso e ha provocato la valanga. E se la valanga non è stata provocata dal terremoto e non lo è stata provocata, e adesso l'ha detto oltre la Procura della Repubblica, ha detto un magistrato, e allora dobbiamo andare a comprendere che sicuramente vi è un nesso causale tra chi ha consentito che quell'albergo stesse lì, tra chi ha tenuto chiusa quella strada, tra chi non ha fatto il proprio lavoro in maniera corretta, e la morte delle persone. Ci lascia per questo un momento l'archiviazione di D'Alfonso, perché io e il magistrato c'è un passaggio che non condividiamo, perché si dice D'Alfonso non era responsabile perché non aveva avuto richieste di aiuto ufficiali prima del 18, quando lui si è insediato alle 15.30. Prima di tutto c'è che D'Alfonso conosceva la situazione già dal 12, e poi non si tiene conto che il ruolo di D'Alfonso era diverso, io lo definii il re delle turbine, da quello degli altri, perché D'Alfonso sostanzialmente faceva una sorta di presidente dittatore, decideva lui dove spostare una turbina, dove spostarne un'altra, e questo punto secondo noi doveva essere valorizzato. Con ogni probabilità i familiari delle vittime ora presenteranno il ricorso contro le archiviazioni. E nonostante il rigetto delle opposizioni, noi continueremo ad apportare elementi affinché si abbia un quadro completo. L'organo politico, che è un organo strategico di indirizzo e di controllo, non può non essere responsabile per le omissioni dei tecnici e dei funzionari. Intanto, tra poco più di un mese, saranno passati ormai 3 anni dalla tragedia in cui morirono 29 persone. A breve saranno 3 anni, con ancora tanto dolore dentro di noi.